In Italia, intanto, il voto del Senato dà il via libera al ritorno al nucleare, 22 anni dopo il referendum che disse no a quel tipo di produzione di energia nel nostro paese. Un voto che dà di fatto al governo 6 mesi di tempo per ripristinare tutta la filiera produttiva e definire il piano dei siti delle future centrali, previa delibera del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Il dispositivo di legge prevede una procedura semplificata per accelerare l'iter. Si chiama autorizzazione unica, che sostituirà ogni tipo di licenza o nulla osta previste per altri insediamenti produttivi, ad eccezione di VIA, valutazione di impatto ambientale, e VIS, valutazione di impatto strategico. Ma dove saranno collocate le nuove centrali? Nei prossimi mesi dovranno essere stabiliti i parametri in base ai quali decidere dove far sorgere le nuove centrali. Sulla base degli studi esistenti, ma risalenti ormai ad oltre 30 anni fa, le zone su cui potrebbe cadere la scelta dovrebbero essere, con ogni probabilità, Puglia, Sardegna, Piemonte, ma anche Lombardia, zone a ridotto rischio sismico, con larga disponibilità di acqua, ma al tempo stesso al riparo da rischi inondazione. Un tema che ritorna e tornerà ancora nel dibattito, specie ora che, dopo la scelta di indirizzo, l'iter, passo dopo passo, procede con un ritmo serrato, mentre dalle risaie attorno a Trino, nel Vercellese, e dai palazzi di Torino ripartono i primi no.